Cari amiche e cari amici, non avevo previsto di intervenire. Sono venuto perché mi faceva piacere, dopo la fase ufficiale di stamattina, mi faceva piacere immergermi in una fase diversa, ma ugualmente importante. È quella per la quale i sardi, ciascuno dei cittadini sardi, insieme ai padri della nostra storia, quelli che sono gli interpreti della nostra memoria storica, ci aiutano a percorrere i ritmi della storia che ci hanno portato ad essere oggi così come siamo e dovranno portarci, secondo quello che noi saremo capaci di fare, ad essere domani quello che saremo. C'è un filo importante negli avvenimenti storici, sulla scia della lotta di liberazione di tutti i popoli, quella lotta che porta ciascuno a difendere tenacemente, a ricercare ogni momento la propria identità, a trasmetterla, a potenziarla, a fortificarla. C'è un filo che ci lega sicuramente, la nostra realtà di oggi a quella giornata del 28 aprile del 1794. Questa è la data che noi, l'assemblea liberamente eletta dai sardi, e quindi tutti noi, abbiamo scelto come la data simbolo, abbiamo scelto come l'emblema, come il momento determinante nel quale ci riconosciamo, poco importa se questo sia il più importante di quelli che ci sono stati nella nostra storia, ma quello che noi ci siamo dati come elemento determinante della nostra volontà di essere popolo, della nostra volontà di scuoterci da un gioco, in maniera forse ancora confusa, in maniera non ancora del tutto consapevole, in maniera spontanea, ma proprio perciò più importante. Ecco, noi abbiamo scelto questa data come data alla quale vogliamo riferirci nel momento nel quale vogliamo pensare al nostro futuro, al nostro presente, che è un presente di autonomia desiderata e in qualche modo di specialità ancora negata, e vogliamo pensare al nostro futuro che stiamo lavorando per costruire come il più vicino possibile, il nostro futuro legato alla forte autocoscienza di essere popolo, alla coscienza che abbiamo tradizioni, che abbiamo legami indistruttibili, che il mare non elimina, ma che il mare ci fa sentire come strumento di veicolo in tutto il mondo, in quel mondo dove i nostri conterranei, costretti a lasciare questa terra così generosa e nello stesso tempo che molti di noi, troppi di noi, hanno avuto la colpa di rendere così avara, in quel mondo dove tanti nostri conterranei anche oggi vivono in maniera struggente, il loro bisogno forte, fortissimo, di sentirsi parte attiva di questo popolo. Io li ho incontrati recentemente in Argentina, non sarei dovuto andare all'ultimo momento perché avevo degli impegni, sono andato soltanto per loro, anche due giorni insieme a loro era per me importante, perché sapevo che per loro era importante, perché era un legame, era il sentire che c'è un legame forte che avvince i sardi ovunque si trovino alla loro madre terra. Ecco perché questa giornata ha un valore simbolico molto forte, ed ecco perché noi dobbiamo difendere questo valore simbolico in tutti i modi, e dobbiamo sviluppare molto di più questo senso della autocoscienza. Oggi è una giornata attraverso la quale dobbiamo tutti insieme recuperare la nostra voglia di lottare per la nostra identità, il giorno nel quale sentiamo che al di là del conflitto sociale che resta,
che c'è, che si sta modificando, che sta investendo in modo diverso i ceti, le idealità, al di là di questo conflitto sociale che noi dobbiamo cercare di governare, nel senso di quello che noi chiamiamo il federalismo interno, che è innanzitutto redistribuzione di risorse fra i territori in maniera più equa, e poi rappresenta, significa ripartire dai poteri locali, da quelli più diffusi, da quelli più vicini ai cittadini. Ecco, dicevo che questo giorno, al di là del conflitto sociale, deve essere anche il giorno della concordia, il giorno nel quale dimostriamo a noi stessi, ai nostri figli, la nostra capacità di sentirci uniti per essere davvero popolo. Sì, e adesso credo che sia il momento di concludere questa importante fase per passare ad un'altra fase non meno importante, quella della festa, quella della gioia, quella del carico.